Ciao a tutti, amici di Old Hammer Italia, sono Alessio Cisbani, meglio conosciuto come Wolfbane qui sul web, e sono qua per fare dei brevi video che vi spiegheranno come utilizzare la materia verde per creare miniature in 28 mm e anche per fare modifiche alle miniature dei vostri eserciti. Qui, come vedete, ci sono già delle miniature che ho iniziato a elaborare, su cui ho iniziato a lavorare. Per fare una miniatura, la cosa importante è creare prima di tutto lo scheletro, che viene fatto con del filo di ferro, che poi viene piantato su un sughero, e questo sughero, una volta che viene a essere fatta l'intelaiatura, quindi lo scheletro, lo scheletro viene a essere ricoperto da un primo strato di materia verde per fissare, diciamo, le forme generali. Successivamente vengono aggiunte altre parti, ovviamente, del corpo, attraverso aggiunta di materia verde, strato su strato. Questo è un procedimento che poi vedremo ovviamente, molto meglio durante i prossimi video. Poi, una volta finita la miniatura, avremo il pezzo completo che viene a essere inviato allo stampatore per la creazione della miniatura, che può essere in resina o in metallo. Noi normalmente, a noi che siamo della vecchia scuola, piace più il metallo che la resina. E questa qui è un pezzo che ho fatto per un cliente, è un pezzo privato, non di serie, ma ispirato all'impero di Warhammer. Allora, veniamo ai nostri stucchi. Allora, il primo, che è, diciamo, il più importante, è ovviamente la materia verde. La materia verde è uno stucco che è stato utilizzato per anni dagli scultori della Cheetah della Games Workshop come stucco base per le loro miniature, per le miniature, diciamo, Old Hammer, quelle, diciamo, del periodo che a noi piace di più. E è uno stucco di quelli epossidici, ovvero mischiando i due componenti si crea una terza sostanza che asciuga all'aria in un tempo più o meno lungo, che si differenzia da quelli polimerici, che sono invece quelli che vanno cotti in forno, come il fimo, per esempio. La materia verde, diciamo, ha tante particolarità, può essere utilizzata praticamente anche da sola, cioè con un po' di materia verde potete creare una miniatura da zero. Però per avere degli effetti più particolari si usano anche altri stucchi che adesso vi andrò a far vedere. Allora, la materia verde può essere, meglio, la materia verde può essere, come detto, utilizzata da solo, ma se vogliamo possiamo utilizzare insieme anche il Magic Sculpt. Il Magic Sculpt è un altro stucco, sempre di quelli epossidici, bicomponente, che vi faccio vedere, ha una consistenza differente. Mentre quella della materia verde è piuttosto gommosa, quella del Magic Sculpt è una consistenza più cremosa, se vogliamo. Anche il colore è differente. Insieme i due componenti, mischiati anche insieme alla materia verde, creano degli effetti particolari, che di questo però ce ne occuperemo, diciamo, nei video successivi, nei video che faremo più in là. Molto importante è il fatto che con questo materiale, con il Magic Sculpt, si possono creare superfici rigide, superfici, diciamo, con degli spigoli vivi, che è una cosa che con la materia verde è piuttosto difficile fare. Okay. L'ultimo prodotto che voglio farvi conoscere è l'Epoxy Sculpt. L'Epoxy Sculpt ha la stessa composizione più o meno del Magic Sculpt, solo leggermente, ha una grana leggermente più grossolana. È utile lo stesso per fare spigoli vivi, per creare spigoli vivi nella scultura, ed è utile anche per fare sculture, diciamo, di una scala più grande rispetto al 28 mm. Qui, vabbè, adesso ve lo faccio vedere, ma il colore non è significativo, lo potete trovare di vari colori. Io ho preso quello arancione, questo è sempre il catalizzatore, che è sempre dello stesso colore, e se ci fate caso è molto simile come colore a quello del Magic Sculpt. Adesso diamo un'occhiata
agli attrezzi di scultura. Diamo una rapida occhiata. Allora, qui ce ne sono diversi, di diverso tipo. Si distinguono, tolgo un po' di roba per avere più spazio. Allora, si distinguono in quelli di metallo, i pennelli in gomma e quelli, diciamo, custom, cioè quelli che o mi sono fatto da me oppure ho comprato in negozi specializzati che hanno, perché hanno particolari forme, ok? Allora, gli attrezzi metallo servono a scolpire, a dare ovviamente le forme dell'oggetto, anche forme piuttosto grossolane, perché all'inizio avremo quelle, e servono anche poi, una volta che lo stucco mano a mano si indurirà, a rifinire. Ho invece i pennelli in gomma, che sono molto utili, servono a lisciare la materia verde e gli altri stucchi, per evitare appunto che si vedano i segni che abbiamo lasciato con gli attrezzi di metallo. Gli ultimi attrezzi, che sono quelli, come vi dicevo, custom, cioè fatti su misura, sono attrezzi che hanno delle funzionalità particolari, si usano molto raramente perché ovviamente hanno un utilizzo specifico. Alcuni, come questo che è molto piccolo, sono utilizzati per creare ad esempio le cavità degli occhi. Immaginate, in un pezzo in 28 mm devono avere delle punte più minuscole. Questo qui è un vecchio pennello, è un vecchio pennello numero 0 della Da Vinci, a cui ho tolto le setole, ed è diventato un perfetto stampino per creare dei rivetti. Poi si utilizza anche questa lametta, oppure potete utilizzare quelle di un taglierino. Queste qui servono per tagliare, per fare uno spigolo vivo sulla materia verde. E poi sono tutte cose queste che adesso, questa è soltanto una panoramica, quello che vedremo poi nei video successivi sarà l'applicazione, per come utilizzare questi strumenti per creare una vera e propria miniatura. Bene, per questo video è tutto. Se volete vedere un po' dei miei lavori, potete collegarvi con Facebook, con la mia pagina Facebook, che è Work by Art. Ciao a tutti!